Allio e olio, ragazzi, stanno per tornare al cinema. Dal 6 giugno arriverà un loro biografico che appunto ripercorrerà la carriera di uno dei duetti più incredibili, più divertenti dei nostri tempi, che ancora oggi ci fanno ridere. Oliver Hardy e Stan Laurel, appunto Stanlio e Olio, torneranno al cinema a partire dal 6 giugno, quindi in estate, per farci rivivere emozioni e farci rivedere qualche cosa della loro vita che forse non sapevamo. John C. Reilly interpreterà Olio, mentre Steve Coogan si occuperà dell'interpretazione di Staglio. Tra poco andremo a vedere il trailer in italiano del film. Innanzitutto voglio dire che mi aspetto molto a questo film. Due icone come loro vanno elogiate. Ci deve essere il giusto merito, il giusto contributo a due colonne della comicità che al giorno d'oggi ancora ci fanno sorridere. A me che ho 26 anni e che ho cominciato a vedere i loro primi sketch quando ero praticamente piccolo, e tante persone di ogni età l'hanno visto e sorridono ancora oggi. Stanlio e Ollio erano un duetto fantastico, erano in sintonia, erano veramente molto bravi, davvero molto bravi. Se la memoria non mi inganna, prima dei due morirà per problemi di salute e olio, e poi, ahimè, dovrà dirci addio anche Staglio. Adesso, tra poco andremo a vedere, ripeto, i trailer. Leggiamo qualcosina riguardante la scheda del film. 98 minuti la durata, regia di John S. Baird, casa di produzione Sonesta Films, Fable Picture, distribuzione in italiano da parte di Lucky Red. Le musiche di Chris Rea, le musiche di Rolf Kent, Chris Reynolds e Mark Michaels si occupano degli effetti speciali. Ah no, perdonatemi, ho sbagliato una cosa. In Italia uscirà il 1º maggio, mercoledì 1 maggio, quindi praticamente il mese prossimo, scusate, non il 6 giugno, chiedo scusa. C'è già la candidatura a Golden Globe come miglior attore in un film commedia musicale a John Cirilli, Olio. E staremo a vedere che cosa succederà. Se John Cirilli, che maggior parte delle volte ha lavorato in commedia, ma ha lavorato anche in temi drammatici, come per esempio Carnage di Roman Polanski, e ultimamente ha lavorato di nuovo con Steve Coogan in Watson e Holmes, che non ho avuto modo di vedere, e cercherò di recuperarlo, prometto. Per quanto riguarda il doppiaggio, Steve Coogan è doppiato da Angelo Maggi, come sentirete nel trailer, mentre per quanto riguarda John Cirilli, il doppiaggio è curato da Simone Mori. E tra poco andremo a vedere, così parleremo dettagliatamente della somiglianza, della storia del trailer, degli effetti speciali e tanto altro. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Pope, che secondo me ha scritto la storia abbastanza bene e ben curata su appunto due icone come Stanlio e Olio, che hanno avuto problemi di alcolismo, e Stan è stato anche diabetico. Oliver è ingrassato visibilmente, come vedremo, e ha avuto problemi anche di ipertensione, è stato anche con problemi di cuore, tant'è che a un certo punto si pensava che lui non potesse più recitare con il suo compagno di una vita, Stan Laurel. Invece vedremo che non sarà così. Come vedremo, sarà messa a dura prova la loro amicizia, il loro rispetto, il loro amore, come se fossero due fratelli, che verrà messo appunto in discussione nel corso della vita dei due attori comici. Però, nonostante questo, continuano a fare il pienone nei teatri, perché la gente vuole ancora vederli, vuole ancora sorridere con loro due, con le loro battute, con le loro facce, che solo a vederli ti viene da ridere, ragazzi. Le loro facce, le loro espressioni, le loro gesta. Andiamo a vedere il trailer in italiano di appunto Staglio e Olio. Motore! Partito! Silenzio, prego! I fanciulli del West 12 prima! Oh!
dell'affluenza del pubblico, che ne dite? Ad essere sincero, io sono rimasto deluso. Loro hanno detto, potresti convincere Stan e Holly a fare un po' di pubblicità per dare slancio alla tournée. Ci sarebbero soldi in più? Hanno detto di no. Chi lo ha detto? Persone della peggior specie. Stan è stato troppo esigente con te, babe. No. Tanto tempo fa tu potevi dire addio, Oliver. Appartiene tutto al passato. Non ce l'avrai ancora con me per quello, perché ho accettato di fare un film in coppia con un altro 16 anni fa. Hai tradito la nostra amicizia, io ho amato voi due. Tu hai amato Stanlio e Oli, ma non hai mai amato me. Il medico dice che non posso proseguire la tournée, il mio cuore non reggerebbe. Dato che sei malato, mi ha chiesto se ero disposto a continuarla con un altro. Ti presento il signor Nobicook. Non te ne stai andando, vero Stan? Lo spettacolo deve continuare. Lo spettacolo è stato pura magia. Splendido. Che ora è adesso? Reggi questa. Ci serve veramente quel baule. Bene ragazzi, che cosa ne pensate? La somiglianza c'è, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Olio. Un po' meno per quanto riguarda quella di Staglio. Comunque le espressioni, le geste ci possono stare tranquillamente. Sicuramente vedremo delle varie battute che i doppiatori in italiano doppiavano per loro. Noi ci ricordiamo, Olio era doppiato dal grande Alberto Sordi, mentre il personaggio di Staglio prima è stato doppiato da Mauro Zambuto, non mi veniva, Mauro Zambuto, poi ripreso da Enzo Garinei. Mauro Zambuto era un doppiatore, mentre Umberto Sordi, in primis, come sappiamo, era un attore, uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano, insieme ad altri. Però in questa occasione ha fatto un lavoro straordinario. Sarà strano, infatti è stato molto strano rivedere Stanlio e Olio, anche se non gli originali, comunque con un'altra voce. Noi siamo cresciuti con le loro voci. Zambuto, che poi è stato sostituito da Garinei. Zambuto, che come sappiamo purtroppo nel 2011 ci ha lasciato, e beh, Alberto Sordi, se non erro verso gli anni 2000, pure lui purtroppo ci ha lasciato, quindi hanno lasciato anche loro un grande vuoto dentro noi appassionati del cinema, ma soprattutto di Stanlio e Olio. Ecco, appunto, poi Enzo Garinei prenderà il posto di Zambuto nel doppiare Stan Laure. Ci ricordiamo le varie battute di Alberto Sordi, per esempio, non fare lo stupido, Stanlio. Queste qua sono state battute che ancora oggi ne ripetiamo tra di noi per fare un po' gli scemini. Però ecco, andiamo a vedere un piccolo pezzo che ho visto proprio oggi di Alberto Sordi. Che in una piccola intervista appunto parlava di come era nata la voce per Olio, e fanno vedere anche una piccola scena. Nel vincere un concorso per doppiatori, ho vinto il concorso per prestare la mia voce a Oliver Hardy, Stellorio Oliver Hardy. Stavo studiando il canto, forse volevo diventare un cantante lirico, perché la mia voce subì una metamorfosi, se non che ci fu questo, bandirono questo concorso per le voci che si prestano, io mi presentai, c'erano 100 concorrenti, e allora con questa voce, siccome cantavo una canzoncina, Oliver Hardy, disse, questa è la voce adatta, e vinsi questo concorso. Ecco, vedi, come ci siamo ridotti, già te la peggio di prima, e che diavolo abbiamo noi due, dimmi, non siamo che peggiori degli altri, e fuori non riusciamo mai a combinare niente, né a trovare meglio un posto. Tu lo sai qual è il nostro guaio, vero? Noi non abbiamo avuto una istruzione. È questo che ci rovina. Non siamo abbastanza analfabeti. Sì, forse hai ragione. Sicuro che ho ragione. Vedi, se fossimo andati a scuola come gli altri e avessimo imparato le cose basilari,
Avremmo un posto di concesso nell'immondezza urbana. Credi pure. Ma no, chi era l'altro? Cioè, avete visto, ragazzi, come si faceva a non ridere all'epoca? Abbiamo riso nei film di Alberto Sodi, figuriamoci se non ridevamo quando doppiava Ollio. Quindi ha raccontato come aveva vinto il provino per doppiare Oliver Hardy. Scelta azzeccatissima, ragazzi, secondo me, perché Alberto Sodi era unico nel suo modo di fare, nel suo modo di recitare. Avete visto l'espressione con cui usa? Dobbiamo fare qualcosa, Stelio! Assolutamente straordinari entrambi. E ci metto anche Enzo Carinei, ovviamente, però Zambuto e Sordi, una bellissima coppia. Bene, ragazzi, con questo finisce la mia video recensione su Stanley Ollio, che uscirà il 1 maggio, mercoledì 1 maggio, che data anche del concerto che ci sarà sia a Taranto che a Roma. Quindi a Taranto penso che molti di noi daranno la priorità ad andare a vedere il concerto, come ogni anno, compreso il sottoscritto. Però ovviamente andiamo a vedere al cinema Stanley Ollio. Andiamo a ritrovare il piacere di andare nelle sale a vedere un film, comunque un film che ci farà ridere vedendo il trailer e sapendo di chi parla. Quindi mi raccomando, ragazzi, tutti al cinema a vedere Stanley Ollio.